presa sul ridere, ma ovviamente il suo discorso non piace a tutti. José Bové, una delle star dell'Antiglobal, il contadino francese che difende i campesinos di tutto il mondo, ha ricevuto una torta in faccia. Forse un pro-global, forse chissà un emissario del presidente Bush. Siamo a Genova, a pochi chilometri dalla Genova blindata degli otto grandi. I dibattiti del Genova Social Forum sono entrati nel vivo e sono arrivate le prime star del popolo di Seattle, anzi del popolo di Genova, come viene chiamato adesso. Eccolo José Bové nel suo primo lungo intervento genovese, un discorso durissimo, Berlusconi e schizofrenico. Vuole discutere, si dice pronto a fare il portavoce dei più poveri e poi impedisce alla gente di manifestare blindando la città. E poi gli altri nemici, primo tra tutti Bush, che provoca guerra e fame, e gli altri grandi, come Milosevic, devono andare all'AIA, sono colpevoli di crimini contro l'umanità. Nel mirino anche due organizzazioni internazionali, il WTO, quello sul commercio internazionale, e la NATO, saccheggiano il Sud. Infine due appuntamenti, tutti a Millau in Francia il 12 agosto, due anni esatti dopo lo smantellamento del McDonald's, un'azione che ha portato Bové in carcere, e il 9 novembre a Roma per il vertice della FAO. Accanto a Bové, Don Ciotti, che lancia accuse all'Italia sull'immigrazione. Siamo l'unico paese in Europa che non ha la legge sull'asilo politico. Siamo insieme a Lussemburgo, alla Grecia, che per avere la cittadinanza già tra mille problemi ci vogliono 10 anni, non 5 anni. E poi diciamo pure che questi centri di temporanea presenza, di accoglienza temporanea, sono luoghi di non diritto. Accuse pesanti come tutte quelle formulate oggi. Un atteggiamento che è piaciuto, basta sentire gli applausi. Sì.